Veniamo ora al terzo errore che Edoardo Bianchi ha trovato tra le mie critiche. Fatte ad Einstein, e gli dice: i fotoni hanno un raggio d'azione infinito e sono le particelle che si muovono più velocemente di tutte alla massima andatura possibile, quella della luce. Questo fatto, unito a quello che non esiste altra particella dotata di massa capace di andare alla stessa velocità, dà un'ulteriore conferma empirica alla teoria einsteiniana della relatività. Dunque, dobbiamo renderci conto di quali sono gli assunti della fisica moderna. Tutto nasce dominato da un arbitrio. Quando noi andiamo a misurare realmente ogni cosa nella realtà, ottenendone risultati attraverso misurazioni, dipendono dalle unità, e tutte le unità del sistema internazionale, tutte, sono state imposte come un decimo di una quantità presente come 10 in tutte, indipendentemente dalla qualità che esse sembrassero avere, in modo da ridurre tutto il fenomeno proprio a un aspetto quantitativo che sia costruito sulla presenza di 10 unità in linea. Allora, quando nel sistema presente unitariamente noi abbiamo che una unità si divide in due, è insito nello stesso dividersi per due che la causa di questa divisione, simile a due forze prodotte, una in qua in azione e l'altra in qua in reazione, ha agito su quella unità spaccandola in due parti. Ecco, davanti alla presenza di questa forza di divisione dell'unità appare come conseguenza in atto di una forza di richiamo che noi percepiamo di tipo magnetico e che tenta di combinare in un modo tale le due quantità da ridurle di nuovo in unità sulla base del fatto assolutamente vero che quando unità è divisa in due quantità non abbiamo raddoppiato le quantità, perché ogni quantità si è ridotta ad un mezzo della quantità precedente. Abbiamo sì due quantità, ma ognuna delle due è data dal tempo, un mezzo, e dunque le due forze che agiscono di fronte a una simultanea presenza di azione e azione uguale e contraria sono proprio una di tipo magnetico che tenta di ricomporre i due mezzi in unità e che noi vediamo non nel modo che ripropone la verità dell'unità, ma nella verità uguale e contraria di una unità che si è sdoppiata. Insomma, l'aspetto assunto dalla espansione non è altro
che l'aspetto uguale e contrario all'ammassamento in atto, perché dei due fenomeni interattivi uno solo è vero, l'altro appare nel contrario del vero. Ma quale dei due è vero? È veramente in atto? L'ammassamento o l'espansione, visto che sono due fenomeni che esistono uno uguale all'altro? Ebbene, è l'algebra che ci informa dove coesistono gli opposti, perché ovunque esistano gli opposti, il valore che emerge è quello che unifica, non quello che espande. Perché quando chiamiamo sì l'espansione e no l'ammassamento, allora il sì del no indica ammassamento e il no del sì indica ammassamento. Comporre quantità negative tra di loro e opposte come l'ammassamento dell'espansione. Che cos'è, secondo voi, l'ammassamento dell'espansione? È ammassamento o espansione? È ammassamento, perché l'ammassamento dell'espansione è ammassamento. E l'espansione dell'ammassamento che cos'è? È espansione. Ebbene, vedete, quando noi mettiamo in relazione così gli opposti, che poi assumono l'aspetto contrapposto tra il magnetismo e l'elettricità, sembrano due campi perfettamente uguali, ma invece uno ha la priorità ed è quello dell'ammassamento, perché le ragioni matematiche dell'algebra fanno sì che una crescita di spazio come più uno e una perdita di spazio come meno uno, componendosi insieme come più uno per meno uno, hanno come risultante algebrica meno uno, ossia la condizione di perdita dell'ammassamento. Usare l'intelligenza porta a capire che quello che noi stiamo vedendo come un fenomeno di espansione attraverso le particelle della luce è la visione uguale e contraria di un ammassamento ben definito, perché si è ammassato nell'unità che è perfettamente definita. Allora, quando noi vediamo un ammassamento che è definito nell'unità, il valore esattamente uguale contrario è proprio come è stato detto da te, caro amico, quando hai detto i fotoni hanno un raggio d'azione infinito e sono le particelle che si muovono più velocemente di tutte alla massima andatura possibile, quella della luce. Ma perché noi le vediamo così a infinita espansione? Perché l'infinito è l'opposto del definito, e quando noi definiamo in modo unitario un fenomeno complesso riducendolo all'unità, noi lo abbiamo definito nel suo massimo ammassamento unitario. Questo ammassamento, visto nel modo uguale e contrario, diventa una espansione vista all'infinito e vista proprio nelle componenti contrapposte a quelle che portano in sei versi a un ammassamento definito nell'unità. Definito nell'unità. E allora il valore uguale e contrario diventa una espansione infinita alla massima possibile velocità. Ma qual è? Vogliamo calcolare quale sia questa
massima velocità? Secondo voi la massima velocità è quella unitaria? Oppure esiste una velocità che sia ancora più grande di quella unitaria? La massa e l'ammassamento e il fenomeno più grande in assoluto non può superare quello dell'unità, anche se è ammassamento. E come lo misuriamo noi realmente l'ammassamento della luce? Che cosa usiamo per misurare la velocità della luce percorsa da queste particelle che sono i fotoni? Usiamo il metro. Ma il metro è stato definito da qualcosa oppure no? Ah, voi mi dite dall'inverso del quadrato della velocità della luce? No, amici, non ci siamo. Perché il metro è stato definito da un modello ideale sferico. Perché la linea che chiude perfettamente una sfera è ben definita in linea con riferimento al volume della sfera. Il volume della sfera è ben determinato sulla base della lunghezza del cerchio massimo che chiude la sfera. Noi per la Terra ne abbiamo due. Uno è quello che passa per i poli, l'altro è quello dell'equatore. La Terra nell'equatore è spanciata, mentre invece su tutti i meridiani abbiamo che lo spanciamento più o meno è assorbito dal fatto che se si allarga, si schiaccia un po', ma la lunghezza della massa è sempre quella riferibile ad una sfera ideale. Perché la formula della sfera rispetto alla formula della circonferenza massima è ben determinata. Ecco che allora è stata usata come lunghezza rappresentativa a definire il volume e dunque la massa del volume, una linea, quella del meridiano, e è stata definita in quattro tempi, ossia un angolo di 90 gradi che costituisse la presenza in questa lunghezza, perché le altre tre lunghezze erano dimensione di spazio in cui questo tempo, scattando per tre volte, andava a presentarsi come il movimento spaziale di questa presenza temporale. Allora è chiaro, è capito, che il tempo unitario è dato da un quarto di un fenomeno che, se riguarda quattro tempi di cui il tempo è uno solo, eccolo, la lunghezza del nostro mondo che mette insieme tutta la lunghezza. Basta che noi diamo a tutta questa lunghezza il valore ideale di una massa che sia intera, proprio a partire dai nostri presupposti di presenza di un 10 elevato a 10. Che cosa? Erano, diciamo così, dei decimetri cubi che dovevano essere accertati, perché non si conoscevano ancora quanto dovevano essere lunghi, però si potevano identificare, chiamarli decimetri, in modo da essere presenti nel decimetro, riferito al decimo di presenza nel metro, definito unitario. Dunque,
quando noi andiamo a definire tutto questo come un volume, ma voi dite, ma no, è lunghezza di decimetri. Io vi dico, è anche volume, perché quando noi abbiamo una infilata di cubetti, che sono tutti decimetri, cubi, uno di fianco all'altro, la lunghezza è data da 10 elevato a 10 decimetri, perché il fronte è 1 per 1 in decimetri, quindi è 1 per 1 decimetri quadrati, il che comporta che la linea di 10 elevato a 10 decimetri, mentre è una lunghezza di volume dato da 10 elevato a 10 decimetri cubi, è anche una lunghezza di volumi tutti espressi in pura lunghezza, perché tutti messi in sequenza. A questo punto, dato questo volume, ma visto che questo volume in linea era un decimo del metro, in un metro cubo quanti ce ne sarebbero stati? 1000. E allora tutto questo valore qui è stato diviso per 10 al cubo, in modo che avessimo non più una sequenza di decimetri cubi, ma una sequenza di metri cubi. E 10 elevato a 10 diviso 10 al cubo determina come risultato 10 elevato a 7, e sono metri in lunghezza e anche metri cubi, perché adesso abbiamo metri cubi in sequenza, che in lunghezza sono 10 elevato a 7, perché per il fronte sono un metro per un metro, ossia per un metro quadrato, e 10 elevato a 7 metri moltiplicato un metro quadrato uguale 10 elevato a 7 metri cubi. Eccolo dunque, riferito al metro, quanto deve essere lungo il valore di presenza del termine unitario. 10 elevato a 7 significa 10 per 000000, 10 milioni di metri. Ora, 10 milioni di metri, quanto tempo di presenza dovevano avere? Abbiamo che 10 sono presenti nel tempo un decimo della presenza. Quindi noi abbiamo che questo valore qui esiste ogni decimo della presenza, e se noi chiamiamo il secondo il valore intero, questo valore qui è riferito a un secondo diviso 10, perché è un quantitativo presente nel tempo decimo. Nello stesso momento, lo spazio quanto è? 3 volte 10. Dunque, lo spazio totale, se il tempo è questo valore qui, lo spazio totale è 30 milioni ogni secondo decimo. Il che cosa comporta in un secondo? Dobbiamo prendere questo 10 e lo dobbiamo moltiplicare per 30 milioni. E così otteniamo che 300 milioni di metri al secondo sono il quantitativo unitario dello spazio. Perché dello spazio? Perché il tempo, il lato di questo cubo è 100.000. Quando noi ne abbiamo 3, perché lo spazio occupa 3 dimensioni, noi l'unità è data da 300 milioni. E un metro a questo punto che cos'è? È un 300 milionesimo
di quei 300 milioni. Allora, capite, amici cari, che quando noi abbiamo il risultato di tutto questo ragionamento che abbiamo fatto per ottenere il metro, quando noi abbiamo in un secondo, in ogni secondo intero, 300 milioni di metri, cosa è un metro? È una misura che è relativa ai 300 milioni, perché il valore è uguale al contrario. Il metro è uguale a 1 meridiano, cioè 2 terzi di meridiano, diviso per 300 milioni. Perché è un 300 milionesimo il metro di quel 300 milioni. E allora, se è un 300 milionesimo, dire 300 milioni di metri non significa dire 1, perché 300 milioni di 300 milionesimi è o non è 1? Allora, se noi abbiamo l'unità, che è il massimo valore che arriva, data la velocità 3 a 1 dello spazio-tempo, 3 a 1, noi abbiamo che quando ci sono in un secondo 300 milioni di metri, noi abbiamo l'unità. Perché la velocità della luce, invece di essere 300 milioni, sono andati a misurarla e, guarda un po', vengono fuori le solite bizzarrie di numeri che si scostano dal valore unitario. Perché è evidente, se le dimensioni dello spazio sono 3 in linea, e quindi questo è un valore lineare, è una lunghezza 3, e la lunghezza del tempo è 1, che velocità è questa spazio-temporale? È 3 a 1. Quando noi abbiamo dentro una terna che costituisce il volume, una sola di queste componenti, che cosa è rispetto alle 3 del volume? Ognuna di queste, per esempio questa, è un terzo delle 3. In che modo, con che velocità dobbiamo espandere questo terzo perché diventino tutti e 3 i terzi? Per la velocità unica data da 3 a 1. Perché così facendo diventano 3 terzi uguale 1. Dunque non c'è altra velocità che unifichi una linea che la velocità 3 a 1. Però, guarda caso, avendo preso un metro così piccolo, invece di avere questa velocità 3 espressa nei valori piccoli piccoli, invece di avere la velocità 3 abbiamo 2,997924,58. Come mai? Domande che la fisica non se le pone nemmeno. È così perché è così. Ma l'unità non è 300 milioni? La velocità assoluta dimensionale tra le 3 dimensioni dello spazio e la dimensione 1 del tempo non è forse 3 a 1? La C vera non è forse 3 a 1? Tanto che C2 è quel 9 invariante del sistema decimale a cui rientrano tutte le unità della fisica, tanto che il numero invariante in un sistema decimale è quel 9, esatto. Mentre invece nella teoria di Einstein il valore invariante non è 9, ma è 8,98755 alla dimensione 10 elevato a 16. Non è 9, è meno di 3 a 1 al quadrato. E perché? È così, perché è così, è la massima velocità. Ma certo, in linea la massima velocità è quella. Noi abbiamo che in una linea il percorso in una linea è quello. Ma
Amici, dobbiamo avere il percorso di un volume unitario e non di una linea, perché il flusso è flusso di volume e il volume è condizionato alla sezione del flusso. Dunque è evidente che quanto manca nella dimensione del flusso è presente come una espansione della sezione unitaria. La sezione unitaria, a mano che c'è l'avanzamento, si espande e di conseguenza, non essendo costante, non essendo veramente costante, abbiamo il risultato reale che un raggio di luce emesso da una sorgente luminosa e percepito a distanza 100 appare con una certa intensità. Quando andiamo a distanza 200 appare con una intensità di luce pari al valore inverso al quadrato della distanza e si è affievolito. Ma come mai? Perché si è affievolito? È nel vuoto? Se continua ad avanzare come è, perché si affievolisce? Perché si espande mentre avanza. Perché se noi partiamo proprio dalle componenti cartesiane, noi dobbiamo riempire con queste componenti tutto questo spazio qui e di conseguenza in un certo senso si arriva a capire che questa componente a mano che avanza, come quest'altra, deve espandersi per occupare tutto il volume e non solo una linea. Si capisce che il fenomeno a mano che cresce si espande e diminuisce. Quindi non abbiamo realmente una sezione che è sempre uguale. Perché se la sezione fosse sempre uguale, noi non avremmo affievolimenti di luce. Ma il fenomeno elettromagnetico è dominato da questo modo di esistere. Una quantità di magnetismo a mano che aumenta la distanza cala in funzione inversa al quadrato della distanza. Significa che se io sono qui e c'ho un qualcosa che vale 1 per 1, quando io sono a distanza 10, il valore 1 per 1 si è messo in una maniera tale che io, se questa distanza è 10, ora io ho il quadrato della distanza qui, ho un 10 per 10, 100. E questo fenomeno si è espanso in tutto questo valore qui. Perché a distanza 10 io questo valore 1 per 1 lo vedo ridotto e affievolito a un centesimo perché si è espanso su 100 parti simili a questa. E dunque l'affievolimento esiste, magnetico, perché aumenta la distanza e, visto che il fenomeno elettrico è speculare, poiché è in questa regola che si affievolisce l'avvertimento del magnetismo, è allo stesso modo che si avverte l'affievolirsi della luce e c'è l'espansione del piano a mano che aumenta la distanza. Mister Einstein si è infischiato bellamente della variazione esistente nel piano e ha valutato solo quanto in misura, visto che è sempre costante, noi abbiamo in uno solo dei parametri, solo quello del flusso, e non nella grandezza che, non messasi nel flusso, ma messasi nel fronte, ha fatto sì che il volume fosse sempre 300 milioni. Ma
la perdita acquisita nell'altezza è stata ricompensata da un'area cresciuta nel frattempo. Di questo valore Einstein se ne disinteressa totalmente e considera un volume di flusso elettrico, che poi è parte di un fenomeno elettromagnetico, come se non fosse il fenomeno inverso a quello che si percepisce come magnetismo e che è un fenomeno che diminuisce in funzione inversa al quadrato della distanza. Il grande genio sonnecchia, ma lui, avendo scoperto che questo è un valore costante, ha detto: io riferisco tutto sulla base del valore costante. Ma quel valore costante certo che tiene conto sempre della stessa relazione, ma è una condizione in cui praticamente è tolto di mezzo tutto lo spazio percorso in ampiezza, perché apparendo solo lo spazio percorso in uno dei tre versi è contrabbandato come totale solo il verso del flusso, ma un volume ha tre versi e non uno solo, perché quello che è costante dovrebbe determinare un flusso che è di 300 milioni di metri cubi e invece non appare nella cubatura del volume, ma solo nella linea. Forse la massa che avanza a una certa velocità non dipende da quanta sia la potenza del flusso, ossia la sezione trasversale del flusso. Facciamo una prova. In un metro, in un secondo, c'è il flusso di una sezione. Se la sezione ha un metro quadrato, la massa che fluisce è un metro cubo. Ma se la sezione è di 100 metri quadrati, la massa è di 100 metri cubi e non più di un metro cubo. Allora, se si trascura la sezione, si crede di avere un valore che possa essere usato come lo standard per mettere d'accordo la massa con la velocità e lo spazio con il tempo, e non è il valore esatto, perché non è 9. Deve essere 9. In modo tassativo, perché nel preciso momento in cui ogni unità è posta in essere nel sistema decimale, l'unico numero veramente invariante è il 9. Il nonio permette i calcoli, mettendo d'accordo quantità con altre quantità e determinandone la giusta risultanza. Il nonio ti permette dei calcoli perfetti. Provi, Mr. Einstein, lì in paradiso, a crearsi un nonio particolare che non sia regolato dal 9, ma sia regolato da 8,98755. Provatelo, voi scienziati, costruitevi un nonio pazzesco di questo tipo qui e provate a fare i calcoli. Vedete se avete calcoli esatti. Neanche uno è esatto, perché l'unico valore invariante che rende la possibilità di lanciare nel tempo una quantità è il nono. Infatti, se io ho una quantità e la divido per 9, ottengo il risultato di una unità lanciata nell'eterno periodo decimale. Se io ho due quantità presenti e le divido per 9, ottengo il risultato di avere un 2 periodico. 3 diviso 9 dà luogo a un 3 periodico, 4 diviso 9 a un 4 periodico. E tutti i numeri che originano il tempo infinito nei decimi
è solo un valore che si divida per 9 e non per 8,98755. Il valore di Einstein è proprio sbagliato, perché di fronte a una massa che ha l'espressione di un volume che si costruisce su tre dimensioni, tanto che io ve l'ho fatto capire, una massa è determinata dalla presenza 3 di un cubo e vale come presenza nello spazio, e diventa puro dinamismo quando entra in atto una quarta condizione uguale alle altre tre, che trasla il cubo nel cubo adiacente. Ecco, questa è l'unità della massa, non quella data solo da questo parametro, che trascuri gli altri due parametri. È soltanto uno che si mette a fare calcoli complessissimi partendo dalle equazioni di Pinzio Ponzio Pilato, Pico Pallino e tutto quel complesso di una matematica nella quale si finisce per perdere il lume dell'intelletto, che le equazioni di Maxwell arrivano a una soluzione così elegante come quella di Einstein, già, ma però arriva a un risultato carente. Perché carente? Perché all'atto pratico, quando si calcola una quantità che è espressa in queste dimensioni, 299.792.458 metri ogni secondo, cosa vale un secondo? Ah, secondo vale 1. Eh già, ma se io ho un treno lungo, che arriva ogni secondo, secondo voi non è importante la lunghezza del treno? Se poi quei metri in lunghezza sfruttano la lunghezza unitaria del treno e si mettono su strati multipli uno sull'altro n volte la lunghezza del treno, secondo voi, quando abbiamo realmente un treno di questa lunghezza che porta sopra n volte quella lunghezza, secondo voi non bisogna sapere quanto è lungo il treno? No, lui dice arriva un treno al secondo, quindi questa lunghezza qui è ininfluente e arrivano solo questi metri caricati ogni secondo, perché il treno, insomma, il treno è il tempo, noi non consumiamo mica il treno, non ci mangiamo mica il treno, anche quando portiamo dei sacchetti di zucchero sul treno, noi usiamo il carico, mica quel meccanismo su cui viaggia il carico. Per cui Mr. Einstein alla fine risolve che arriva solo il carico, il treno no. Perché il treno non è considerato nella sua lunghezza, ma solo nel fatto che ne arriva uno ogni secondo. E invece io vi dimostro, proprio sulla base di un giorno, come tutta la rotazione della massa, che quando si presenta non nel numero dei secondi, ma nel numero dei minuti primi, si presenta esattamente in questo modo qui, 144 decine di minuti primi. 144 minuti esatti di minuti primi. E cos'è questo 144? Ma attenzione, non è un carico ben definito, perché nell'arco poi di un anno ci sono dei rotti qui, che però arriveranno tutti quanti dopo 4 anni. Noi dopo 4 anni potremo aggiungere a questo quantitativo qui un altro 44 che si presenterà come 4,4, ma lo potremo fare solo dopo 4 anni. Ma cos'è questo
1444,4. Che cos'è? È il modello 1000 della massa e il modello di 4 dimensioni, che sono 1, 2, 3, quelle della presenza e una dello spostamento. Quando questo 4 è riferito a un ciclo di 10 unità, allora tutte le componenti sono 11 qui e si moltiplicano per 4 e sono 44. Eccole qui, intere, nelle decine di unità, le 440 che si aggiungono come unità dentro il 1000 delle 1000 masse. Ma noi ogni 4 anni dobbiamo aggiungere un giorno in più, ossia un'altra massa intera che arrivi, un altro 44, perché l'unità è data da 44 che si moltiplica per lo spazio, che è unitario nel 10, e per il tempo, che è unitario nel decimo. E cosa fa 44 per 10? Fa 440. Cosa fa un 44 che è lanciato nel tempo decimo? Fa 4,4. E voi mi dite, vabbè, hai fatto vedere queste quantità, ma cosa significano in relazione alla velocità della luce? Cosa significano? Ecco cosa significano, cari amici, che per ottenere questa quantità, che quando è affidata in masse che ruotano dentro altre masse, c'è una prima rotazione di una massa e poi ce n'è una che accade in un tempo molto più lungo di 4 anni. Ma quando non c'è la rotazione ammassata dentro questo insieme di masse ammassate che ruotano dentro altre masse, ma tutto è in linea, come è rappresentato dai fotoni, cosa succede? Succede che dobbiamo avere questo valore qui. Voi dite, ma dove è tirato fuori questo numero? Che cosa cavolo è questo numero qui? Cosa è? Lo vedete bene che è 1000 il modello unitario della massa, 44 per 10 è il valore della massa moltiplicato per lo spazio, poi c'è 4,4 che è il valore della massa moltiplicato per il tempo decimo, poi c'è tutto il movimento di 10 nel 100 che vale l'energia 90, poi c'è il fenomeno elettromagnetico che è 5 reale di elettrico e quel 5 che viene dopo, che è ancora nella fase successiva quando percepiamo il valore del magnetico, e quindi questo 55 è il complesso elettromagnetico, e poi infine quando ci mettiamo un bel valore dimezzato qui, perché abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 componenti di qua e 1, 2, 3, 4, 5 componenti di qui fino all'unità atomica che contiene tutti questi valori qui, avendo definito che cosa è questo, vediamo che cosa è questo. Questo è 10.000, l'unità della massa atomica. Poi c'è un 1000, la massa secondo la linea X, 1000 la massa secondo la linea Y, 1000 la massa secondo la linea Z, è questo 3000 totale. E poi c'è 100. Che cos'è 100? È l'energia data da azione uguale 10, perché quando la presenza intera è 10 di ogni cosa, anche il valore della presenza dell'azione intera è 10. E quando si moltiplica per l'attrazione uguale contraria, che è 10 essa pure, abbiamo che 10 per 10, 100, è l'energia.
Eccolo il modello unitario che è tirato in ballo. Ma quando appare questo modello unitario? Quando? Quando prendiamo che cosa? Allora, il valore che nella totalità si presenta come 300 milioni, perché 300 milioni è il valore totale. E dal valore totale estrapoliamo quello che si muove secondo il numeratore. Quindi facciamo che esiste 299.792.458 metri sopra, perché dei 300 milioni 207.542 sono stati usati come la lunghezza del treno elettromagnetico, lunghezza in metri, come lunghezza in metri di questo. Questa è la lunghezza dell'unità elettromagnetica, lunga come un treno che arriva ogni secondo. E allora, quando noi facciamo questa divisione qui, che cosa otteniamo se questa è una lunghezza in metri? E questa è una lunghezza in metri, il cui totale è 300 milioni di metri uguale 1. Che cosa otteniamo? Otteniamo il numero di volte in cui abbiamo strati tutti uguali a questa lunghezza e sono posti uno sull'altro, come una pigna. E quanti sono questi strati? 299.792.000 di flusso in linea che vanno divisi per l'ampliamento del flusso espresso nel fronte, attraverso le due linee del fronte. E allora abbiamo che il risultato è proprio questo qui. Questo diviso questo uguale questo. Vedete? Eccolo come abbiamo ottenuto l'unità del nostro fenomeno, quando viaggia in linea. Quando invece si ammassa e la presenza è unitaria nelle decine, ecco che immediatamente si afferma solo il 1000 di massa, di volume, perché sono i 1000 decimetri cubi che esistono, 1000, e c'è la massa 44 che si moltiplica per il ciclo 10 e vale nell'unità del giorno. Poi nell'unità di 4 anni varrà un'altra volta il 44 nel tempo decimo e arriva e si impone così. Poi il 90 e tutta l'energia di moto del ciclo 10 nel piano 100, o se volete nell'energia totale 100, data da 10 per 10, per cui 90 è tutta l'energia posseduta dal ciclo lineare, e 55 è la quantità elettromagnetica, mentre tutto quello che riguarda qui è la realtà atomica, è la massa atomica nelle tre linee ed è l'energia totale unitaria. Quando tutto è in linea, noi abbiamo la bellezza di 1444 strati di questa lunghezza di 207.542 metri del treno. E allora, vedete, quando noi abbiamo il valore veicolato, questo è il valore veicolato da questa quantità qui. Non questo, questo è veramente il valore esatto che noi lo ritroviamo poi in un giorno terrestre quando andiamo a misurarlo nel numero dei minuti primi. E vedete che questi conti non fanno una grinza. Allora, quando Mr. Albert Einstein fissa questo solo parametro a descrivere una totalità che invece è questa, perché viaggia in velocità e una velocità reale espressa da metri su una certa lunghezza
di misura che poi arriva ogni secondo, ma non puoi trascurare questa lunghezza definendo solo questa, dicendo che questa ogni secondo. Hai trascurato proprio la lunghezza del treno e credi che arrivi solo il carico e non il treno. Insomma, quando dal sole è caricata già tutta l'energia che viaggia verso la Terra, è certo che ciò che è in velocità non arriva, perché ci mette tempo. Allo stesso modo con cui sul conto corrente bancario ci sono due saldi, c'è il saldo totale e il saldo disponibile. Ecco, l'energia di Einstein è solo il saldo disponibile, ma non è tutta l'energia, perché ha tralasciato proprio l'energia dell'unità che arriva, espressa in lunghezza di metri, mentre invece il numeratore è un certo numero di quella lunghezza di metri. E Einstein vede arrivare una lunghezza di metri e non si chiede in che modo quello sia il numero di una certa unità. Arriva a dire che è il numero di unità, perché metro su secondo è uguale a un metro, un secondo, e quindi no, l'unità è l'unità elettromagnetica, non l'unità del metro, altrimenti non sarebbe la velocità di un flusso elettromagnetico, sarebbe la velocità di un metro, è la velocità unitaria di un flusso elettromagnetico, e questo lo definisce in modo unitario. Non ci credete? Volete capire per quale motivo questo valore qui indichi la totalità del flusso unitario elettromagnetico? Bene, quando è 10 per 10 tutta l'unità e si esprime nel valore elettrico che si moltiplica col valore magnetico, il valore elettrico è 10 elevato a 5 e il valore magnetico è 10 elevato a 5. Dunque, 10 elevato a 5 è 100.000 e io ne calcolo 1 elettrico e 1 magnetico. C'è un 10 elevato a 5 elettrico e un altro magnetico. Poi ci deve essere il fronte unitario, un metro per un metro, perché devo avere la immagine di un volume unitario in metri. E allora, se devo avere un metro quadrato, sono necessari qui altri 2 metri per definire il metro quadrato. Poi, se io so che la massa è 1000 e questa massa 1000 avanza 6 a 1 in velocità, avanza come 6000 su 1000. Sono le 1000 masse unitarie che esistono nei 1000 decimetri cubi che avanzano e coprono interamente tutta la distanza 6 quando la velocità unitaria è 1000 su 1000. 1000 su 1000 che si moltiplica per i 6 versi sono 6000 su 1000 e sono 7000. Ecco dunque che devo mettere 7000 unità come il valore unitario della massa, e manca soltanto l'intensità assoluta che ci devo mettere, ed è questo 540, che è proprio il valore unitario della candela. Il valore totale qui esprime l'unità dell'elettromagnetismo, l'unità dell'elettricità, l'unità del magnetismo, l'unità a due lati di un piano, un metro per un metro. Il valore 1000 della massa che si moltiplica per 7, perché sono 7000, eccolo qua il valore della massa, e infine il valore dell'intensità della luce, 540. Il totale è 207.542. Questo è il valore unitario della quantità elettromagnetica, ma occorre un certo know-how per conoscere queste cose. Il signor Albert Einstein queste cose non le ha nemmeno indagate. Forse erano troppo semplici, forse non entravano
nelle problematiche delle equazioni di Maxwell o di altre cose. Se io ho un obiettivo che da Milano devo raggiungere Roma, ci posso arrivare usando tutti i percorsi che io voglio usare, purché siano percorsi esatti e portino a destinazione. Ma quando il risultato cui porta tutto l'elaborato disegno della relatività di Einstein in una maniera tale che invece di portare a 3 a 1 alla velocità dimensionale 3 a 1 tra lo spazio a 3 dimensioni e il tempo 1 porta a 2,99 a 1, oh, questa non è una velocità unitaria, l'ha venduta come velocità unitaria e ha compiuto lo scollamento rispetto a quello che appare con chiarezza assoluta quando usiamo i campioni per vedere quante sono le relazioni. E vi faccio quest'ultimo calcolo usando proprio un campione che da una parte metta in esame un metro cubo, che è il campione unitario dello spazio, e dall'altro metto in risalto un suo decimo, che è il valore preciso della massa presente. Allora, io ho un metro cubo che è presente come tutte le mille masse dei decimetri cubi, tutti quanti impacchettati. Ora, è evidente che se sono mille, noi abbiamo una bilancia che si mette qui e ci misura la relazione tra la massa presente per immediato contatto, ossia tutta quella che conosce il piano della bilancia, forse che questa massa sopra tocchi il piano della bilancia? No, è un sovraccarico imposto su un decimo, uno strato un decimo è lo strato presente. E quanti cubetti sono presenti qui? Sono 10 per 10, sono 100. Quindi la massa presente è 100. Quanto è tutto il sovraccarico? 900. E quant'è il rapporto tra 900 e 100? 9 a 1. Allora, una massa che si appoggi su una precisa, che è un certo numero di volte quella che supporta il carico, rivela che il totale dell'energia trasmessa è 900, perché la massa che la bilancia misura presente è 100 e tutta l'energia è 900. Vedete? I calcoli sono precisi, l'energia totale è 900, non è mica 8,978 quello che viene dalla relatività di Einstein. Ma questi ragionamenti forse erano troppo terra terra per un genio, e tutti i geni che si occupano di fisica e la rendono complicatissima e la sanno gestire solo loro in apparenza, poi la gestiscono in un modo che fissa dei puntelli poggiati su menzogne, e il risultato è che la fisica non è più unificata. E perché non è più unificata? Perché se il sistema si poggia sul chilo, che si poggia sul decimo del metro in linea, e allora tutto l'insieme si deve poggiare su questo modello ideale, tutto. E allora, in questo caso, vedete, l'energia gravita per 900 e non per 8,98755 pari a C2. Ma, ripeto, se veramente nella relatività generale fosse questo il modulo di scambiare l'energia con la massa e non fosse 9, ma fosse 8,98755, laddove tutte le unità si poggiano su numeri,
che sono 10 e 1. Su questi numeri noi stiamo facendo il calcolo, che sono questi. In questi numeri il numero invariante è solo 9, e grazie al nonio o al regolo calcolatore sono possibili tutti i calcoli che usano le decine. Un calcolatore che non sia impostato sul nono, ma su 1 diviso 8,98755. Fate la prova e vediamo se avete delle vere relatività. E dunque non avete delle vere relatività. Non è la relatività né generale né ristretta. E dunque, caro amico, vediamo un po' che cosa altro tu avevi detto, perché io ho affrontato un argomento, ma la tua domanda era un po' più complessa. La prima parte io te l'ho spiegata e si è capito per quale motivo noi avevamo il fatto che i fotoni hanno un raggio d'azione infinito e sono le particelle che si muovono più velocemente di tutte alla massima andatura possibile, quella della luce, ma sono particelle in espansione. Non sono particelle costanti, sono in espansione. La cosa che non si capisce, che si fa fatica a capire, perché se non fossero in espansione, noi un fotone lo leggeremmo a distanze abissali, sempre con la stessa intensità della luce. Saremmo arrostiti dal calore del sole. Calore e luce che, per fortuna, variano in funzione inversa al quadrato delle distanze. E dunque si affievoliscono perché si espandono. E non accade. Bisogna soltanto caricare un laser di una certa quantità di impulsi, di frequenze che siano in grado di perforare lo spazio in un accavallamento di onde per ottenere una stessa luce che sia in grado di perforare distanze rimanendo sempre potente come prima. Un raggio semplice non è così. E allora perché lo considerate costante? Se costante non è e affievolisce. Dunque questo fatto, dici, unito a quello che non esista altra particella dotata di massa capace di andare alla stessa velocità, dà un'ulteriore conferma empirica della teoria einsteiniana della relatività. Dà una conferma che ha gli stessi errori degli stessi presupposti su cui si è poggiato Mr. Albert Einstein. Ha trascurato il soggetto nella sua lunghezza, non sapendo che arriva a noi solo un numeratore che è un numero di tante volte un denominatore. Il numeratore, come dice la matematica, indica quante volte segnala il numero del denominatore, ma non è 299.792.000 eccetera di unità, ma di unità elettromagnetiche che sono lunghe 207.542 metri, non un metro. Non capire questo, io la conferma ve l'ho fatta capire proprio a partire dalla misurazione di un giorno. Ecco, quando invece di andare tutta in linea abbiamo ammassamenti che poi sono costretti a girare dentro altre orbite che girano simultaneamente a quelle, noi abbiamo che un fenomeno che è rettilineo si presenta nel tempo, perché prima c'è l'unità di un giorno. Mentre questo giorno gira, gira anche un anno per aggiungere un valore di un altro giorno, bisogna che passino 4 anni, perché il primo anno è percorso come spazio,
altri 3 anni come tempo, altri 3 anni sono percorsi come spazio, e solo dopo 4 anni si aggiunge un giorno intero. Così è composta la nostra realtà, che per la durata di 3 anni il tempo lo dobbiamo considerare in 365 giorni. Non possiamo aggiungere quelle 6 ore, perché noi calcoliamo in giorni interi, ma ogni 4 anni aggiungeremo un giorno. E perché aggiungeremo un giorno? Perché ogni 4 anni la rotazione interna, che ha compiuto 4 volte la rotazione totale, ebbene, ogni 4 rotazioni simili a un anno c'è una rotazione definitiva in più in 4 dimensioni. Ed ecco che allora si presenta proprio nei valori che sono definiti da che cosa? Proprio dalla divisione tra il carico e la lunghezza del treno caricato. Il carico diviso per la lunghezza del treno caricato rivela quanto sia il carico per ogni metro quadrato, per ogni metro di quella lunghezza. E per ogni metro di quella lunghezza sono sopra, uno sull'altro, altri 1444 e rotti metri, uno sull'altro, per ogni metro di quei 207.542. Quando si presentano nel loro insieme, tutto l'insieme è la somma di tutti gli strati per una lunghezza complessiva che è quella lì. Ma avete capito per quale motivo? E allora, ancora una volta, quello che sto facendo io con la fisica modea, che è giudicata l'opera di un asino al quale tutti con molta facilità si permettono di dire: tu hai compiuto questo errore, questo errore, questo errore. Ecco, c'è un asino qui che è stato gratificato da una verità che ancora non è conosciuta dalla fisica. Poteva un asino come me, che sembra non conoscere niente della fisica, a primo acchito, tanto che volete correggermi tutti, poteva un asino come me dirvi il vero se la verità non fosse scesa essa su di me? Perché un asino raglia. Se io non avessi la voce di una verità che va oltre la mia capacità di capire, non sarei un asino che parla, sarei un asino che raglia. E io ti sto dimostrando, sto cercando di dimostrarti, caro amico, che mi hai fatto le tue osservazioni con tutto il garbo possibile per un dibattito, io ti sto spiegando le mie ragioni per le quali le tue sono legittime per lo stato attuale dell'arte, ma non lo sono più di fronte a uno stato più avanzato che arrivi a dare di quelle definizioni unitarie dell'unità dell'elettromagnetismo, dell'unità del movimento, eccetera, eccetera, che Albert Einstein non ha dato. Ecco allora che abbiamo veramente un lavoro da farsi. Di fronte a questo lavoro, tu puoi cercare di capirlo, oppure, sentendomi parlare, puoi assumere l'atteggiamento di dire: questo che non sa niente, guarda con che spocchia, addirittura ha creato una fisica amodea. No, io chiamo amodea la mia fisica per non ingenerare degli equivoci in chi, volendo riferire a chi conosce lo stato dell'arte le cose che esistono, usi le mie, che non sono ancora riconosciute vere dagli altri, e fa la fine del pollo che sembro fare io quando le mie novità non sono capite e si accetta a capire solo le pensate altrui. Ma tutto qui si gioca. Ogni innovatore
ha sempre avuto contro tutti coloro che, sulla base delle cose sapute, li hanno difese a spada tratta. Accade nella fisica, ma così accade nella religione. E quando si presenta un Gesù Cristo a innovare la fede in ciò che aveva detto Abramo, Mosè, apriti cielo, lo mettono in croce. Allo stesso modo, quando un innovatore si presenta così poco attendibile come sono io, a consesso di questi geni, al massimo dicono: ma questo è un asino e guarda che prosopopea ha. Ma io non mostro prosopopea quando dico fisica modea. Dico: state attenti tutti quanti, voi che siete studenti e che dovete rispondere ai professori che sanno le cose che sanno, a non dirgli le cose che so io, perché le cose che so io non le hanno ancora maturate né capite. Per cui vi trovereste ad avere buttate addosso a voi quella croce che mi sento buttare addosso io.